Quando devi scegliere un obiettivo per realizzare qualcosa, è meglio scegliertene uno molto ambizioso oppure uno molto facile? La ricerca su questo punto è molto chiara, anche per esempio in ambito sportivo, nel coaching o anche in ambito professionale, gli obiettivi che tendono a essere realizzati con maggior facilità sono quelli di media difficoltà, quindi né troppo difficili né troppo facili. Questo a posteriori è facile capirlo, perché se un obiettivo è molto ambizioso avrai molto poche probabilità di realizzarlo e quindi sarà demotivante. Allo stesso modo, un obiettivo poco ambizioso sarà poco motivante e quindi, anche se lo raggiungerai, non te ne darà una grossa soddisfazione, quindi non ti spingerà a migliorarti ulteriormente. Gli obiettivi invece di media difficoltà sono quelli che raggiungono il giusto compromesso fra difficoltà e soddisfazione dopo averlo ottenuto. Se però tu vuoi realizzare un obiettivo molto ambizioso, la maniera migliore è suddividerlo in tanti sotto-obiettivi di difficoltà media. In questo modo potrai aspirare a ottenere anche delle grandi realizzazioni, però occupandoti giorno per giorno solamente di compiti sufficientemente a portata di mano.